Allora, Paolo e Debbie mi hanno raccontato tutto quanto e io onestamente, fino a questo punto qua non ce l'ho manco mai arrivato. Perché ci sia questa entità, questo demone, come lo volete chiamare, Belbal, Bilbol, io non ho la minima idea. Cioè, non ho la minima idea di perché ci sia questa entità qui. Potevo spiegarmi tante altre, Boia, Ruona, Martinello, Renato, compagnia cantante, tutto quanto, il resto potevo ancora po' spiegarmelo. Ma questo no. Cioè, per me questo qua non ha assolutamente alcuna spiegazione, nessun motivo di essere lì. E questo mi fa pensare che forse l'esperimento dei 6 giorni sta dando effettivamente i suoi frutti. Ok, oggi direi che la giornata è iniziata malissimo. Proprio, quelle proprio belle giornate che parti subito col piede sbagliato. Cos'è accaduto? Niente, niente di così grave, ovviamente, ma per noi che siamo qui lontani da casa è una cosa secondo me molto grave, ossia che Paolo, come sempre, dimentica qualcosa, perde qualcosa, non lo so. Fatto sta che mette sempre un qualcosa in un luogo che poi non viene ritrovato. Io vorrei che ogni tanto capisse che solo in questo modo si possono perdere le cose. Sì, cose che paradossalmente poi ci tornano utili. E quando siamo in luoghi lontani da casa, magari non sono cose facili da ritrovare, è un problema. Ma quello che è peggio è che spesso e volentieri io vorrei aiutarlo a far sì che queste cose non accadano più, a far sì che capisse questa cosa. Ma spesso e volentieri lui cosa fa? Trova manforte in Simone, che ovviamente, non volendosi mettere sempre in mezzo alla coppia, come giusto che sia, cosa fa? Non dice niente. Non dicendo niente, Paolo utilizza questo silenzio per rafforzare la sua posizione. Quindi io spesso mi trovo da sola a combattere per un mio ideale, una cosa a cui ci tengo particolarmente, soprattutto anche perché io credo che, dato che le cose stanno peggiorando, cioè questa situazione dell'acqua non è solo una manifestazione lieve, secondo me ci vuole proprio allontanare da questa casa, ci sta rendendo la vita abbastanza impossibile, no? Cioè ci sta complicando la permanenza. Quindi, già che abbiamo queste difficoltà, perché ce le dobbiamo ancora andare a cercare? Tutto, non so dove più guardare, cioè ero qui di là, io non so, l'ho portato, non so, rincoglionito, l'ho portato. Ma dove? Poi non lo trovo e non so perché non lo trovo. Non lo trovi perché sei disordinato Ho di come. tutto, ho di tutto, qua i dadi, le batterie, I dadi e le le torce. batterie. Sì, ma non è normale che tu nello stesso zaino dove hai la torcia, hai i dadi, hai le batterie. In teoria dovresti essere un attimo più ordinato proprio per Guardi, evitare che. non c'è. Ma guardo perché c'è Non c'è, ti dico che mille non robe c'è. buttate lì e quindi. Allora, Quello o mi è caduto dicevo. in macchina. Paolo, però se tu fossi ordinato non ti cade in Ma non ti macchina, può cadere in ok? macchina. E l'unico che avevamo, l'unico pendolo che avevamo, c'è. Tu pure i nastri portate. Sì, no, ma io lo capisco che ho Ma parlato tu, tanta roba secondo me, hai che. portato anche della roba L'avrai che visto non tu, serve a l'avrai. niente e che tu Sicuro che non l'hai prendi. visto? Sicuro che non ti capita tra le mani. No, che magari Ma non puoi tra avere le mani. la roba tra le mani se il pendolo è tuo. Non darla È proprio il tuo a me, pendolo. perché io la tua roba non la tocco. La mia so dov'è. L'ho messo magari in una scatola. Ma perché devi mettere Ma poi non nella scatola? avete fatto, scusami, ma prima di partire, quando siamo venuti qua, ok? Non avete fatto il check-up C'era. di tutta la roba che c'era? Sì. E il pendolo c'era? C'era, c'era, Sì, c'era. c'era. Ok, allora l'avete visto tutti e due. Sì, però poi non so dove è finito. Sarà finito dove l'avete visto, no? Hard disk, tutto. Dove l'abbiamo E dove visto? l'avete visto? Dove l'abbiamo visto? Ma io sono convinto che. Che? Dove l'avete visto? Lo sai o no? La mia roba, la mia roba che hai visto, lei quasi tutto. Hai guardato? Tutto mi ha riguardato, tutto, ho riguardato tutte le valigette così, Poi boom. mi vedo già il tuo zaino No, che dici, ah, perché Paolo, te l'ho trovato in macchina e l'ho messo qua? No, Paolo, cazzo, non mi scusa un ricordo. secondo, il pendolo di chi è? Ok, È mio. se il Non fa pendolo è parte. tuo, non poteva averlo Simone, Se mi dici Non ho batterie e detto che schede, posso avere non tutto ho io. detto che ce l'ha Simone.
Ho detto che magari Simone l'ha visto in questi giorni. Ma non può aver visto nella sua roba. Siamo qua da 4 giorni, Paul. Cioè, mi ricorderò da 4 giorni fa che dico, ah cavolo, guarda qua il pendolo, lo metto nel mio zaino così non lo perdiamo. Sì, tutto, sì. Perché lo sai, in queste cose non sai, ah usiamo quello o quell'altro, potresti usare qualunque cosa perché non sai cosa può succedere. Esatto. Quindi c'era sto pendolo? Sì. Sì. Ok, dove? Perché nel tragitto in macchina non può essere andato all'autogrill e essere ancora là in bagno perché l'abbiamo dimenticato. Io quando ho preparato tutto, ho preparato lo zaino, ho preparato la borsa. In macchina no, in macchina te lo dico già no, perché io, che magari mentre guidi così metto la roba lì nel cassettino, così. Le cosa, foto tutte dei rituali, foto del rituale delle foto. Tutte le Polaroid. Raga, ma ok, le foto va bene, possono essere cadute. Perché si è aperto questo? Ma perché si è aperto questo? Non lo so. Non lo so. La lettera di Boiarona. Vabbè, quella è sempre stata lì che c'è. Sì. Sì. Ma io controllo tutto. Sì, no, perché si è aperto questo? Raga. Guardalo lì, il pozzo. Aiuto, sono cadute tutte le foto dei rituali. Tutte le foto dei rituali. Sì, tutte le foto dei rituali. La Nicole. Minchia. Per terra? Gira un po'. Gira una macchia. Questa è la cera. Questa è cera di una candela. Giratela un po'. Sì. Gianni. Che senso? Raga, su nessuna c'è scritto niente. Guarda, tutte vuote, tranne una. 666. Merda, è vero. Ma cazzo, è vero. E quale? Quella del pozzo. Qua neanche, no, zero. Quella del pozzo, sono tutte bianche tranne una. 666, quella del pozzo. Da un lato ero quasi stupito che non fosse ancora successo niente di così forte in casa, a parte ovviamente la doccia. Mi aspettavo che qualche mobile comunicasse, conoscendo questa casa. Questo armadio cosa fa? Si apre da solo e cadono letteralmente un sacco di Polaroid. Secondo me le Polaroid non sono cadute a caso. Penso, per un'intuizione, poi magari è solo una coincidenza, che tra tutte le Polaroid, una in particolare aveva un numero scritto sopra, 666. Poi direte, magari non vuol dire niente. È vero. Io penso che anche questo sia frutto di un rituale di Gian, credo. Non è tanto per l'associazione del 666, ma è per l'unione del 666 al pozzo. Ok, va bene, io vado allora. Allora, io ti ho preparato la telecamera. Ok, io quindi sarò fuori con quella telecamera fissa, sì, che mi riprende. Avrò gli occhi chiusi. Esatto, le cuffie. Ok. E mettiamo un telefono, io lo metto qua così prende, per stare in chiamata, così noi riusciamo a fare le domande. Però io non voglio sentire le vostre domande. Paolo, salve. Salve. Ben arrivato, stavamo cercando di capire come fare questo esperimento Estes. No, tanto tu avrai le cuffie, quindi non le sentire le vostre domande. Ah, giusto. Corretto. Quindi non... Sì, cuffie. Rimaniamo solo in contatto con il telefono. Io pensavo al telefono, appunto. Lo metto lì, perché okay, riprende. Voilà, sì. Così almeno noi sentiamo cosa dice. Esatto. Ok. E io invece con le cuffie e la black nelle orecchie non mi sento. No, no, ma poi tanto ti... Sì, infatti, esatto. Ti sblocchiamo, quindi a posto. Sì, poi tanto non limitare la mia voce lassù, no, quindi... infatti. Ok, va bene. Direi che... Allora io mi vesto. Va bene. Così vado. Ottimo. Noi, sì.
Ok, candele, quindi qua spegniamo, lì mettiamo la full. Esatto, siamo, siamo in bolla. Siamo questo in bolla. Lo diamo a lei. Se quello lì si è preparato. Ok, perfetto, ottimo, iniziamo. Ok. Senti? Sì. Perfetto. Ok, però, allora, io dovrò appoggiare il telefono qua, così. Continuate a sentirmi? Sì. Bene? Sì. Ok. Allora, quando volete che parto, me lo dite. Quando vuoi. C'è un gatto che mi sta venendo incontro. Che ansia. Non perché ho paura dei gatti, eh. No, lo so. Ma è che con gli occhi chiusi... Cioè, se questo gatto, per dire, è un po' addomesticato e mi viene in braccio, io con gli occhi chiusi muoio. Ma proprio morta. Topo, non è bello il gatto. Dopo quello che abbiamo letto. Ah, cioè. È vero. Appunto, è proprio per questo che te l'ho detto, ma io voglio essere un po' più razionale e voglio dirti che è un gatto. No, va bene. Ok, ogni tanto butteremo un occhio verso di te. Non ti preoccupare. La vedi, no? Okay, perché io ho con gli occhi chiusi, cioè nel senso non vedo niente. Se per caso un gatto, anche solo un gatto addomesticato. Ti sta addosso. Aspetta un attimo, stai zitto. No, raga, ci sono delle voci. Faccio le sentite anche noi. Amore, si gira un po'. Ma volte. Raga, non mi piace un cazzo stare qui da sola. Vedi, ci sta arrivando. Che cazzo era, raga? Vuole che facciamo l'esperimento? No. Metti le cuffie. Metti le cuffie. Voce. Voce. Voce per... Che paura. Vado. Ok. Debbie. Iniziato, iniziato. Perché inizia sempre con Debbie quando fa l'estate? Non so. Sei Maella. Rispondi. Sei il demone di questa vita. Sì, certo. Proprio te cercavo. Vuoi comunicare con noi allora stasera? Voglio il... Qua. Ah, lo vuoi nel pozzo? Voglio. Vuoi noi tre? Ci vuoi? Le sue. Bellissimo. Chi vuoi?
Chi vuoi dal pozzo? Io. Tu, chi vuoi dal pozzo? Voglio. Vita. Vuoi delle vite? Vite umane in sacrificio per te. Ok. Che cazzo c'è? Aspetta. Lei più giovane. Ah, vuoi persone giovani? Sì. Sì. Noi le conosciamo? Tre. Vuoi noi tre? Te l'ho già chiesto prima. Vuoi una risposta? Sono già venute qua. Ok, il cerchio si stringe allora. Ho capito, è sempre là, tutto posto. Sì, sempre lì. Stai parlando della famiglia Zagato? Prego. Stai parlando della famiglia Zagato? Ovvio, sì. Porca vacca. Minchia. Tre persone. E Gianmarco più le sorelle? Servizio. Io ti ho fatto... Mezzo. Botte. Sangue. Aiutami qui. Vuoi in sacrificio Gianmarco con le sorelle? Sangue. Donne. Vuoi il sangue delle Zagato? La lettera per noi. La lettera per noi. Sarà quella lettera, quella famosa? Della strega. Però non mi ha detto di essere te. Sei poi Arona? No. E allora è Patrel. L'ha detto più di una volta. Sì, sangue. Sì, sangue. Sorelle. Noi vogliamo solo o non vogliamo solo? Noi vogliamo solo, mi sa. Mi sembra, non so. Noi, ma siete. Che cazzo c'è di là? Non lo so, siete più di uno? Insieme. Ci sono delle streghe lì. Con te. Sì. La luce finisce. Ok, streghe coi demoni. Le streghe danno in dono delle persone al demone. Vogliono la famiglia Zagato. È corretto? Il sangue degli Zagato. Oh mio Dio.